Buonasera e benvenuti nella città di Bergamo. Ci troviamo davanti al bellissimo Teatro Donizetti in una serata davvero speciale, nel cuore della parte bassa della città. E qui l'emozione è tanta perché questa è una serata davvero speciale, lo si respira dentro e fuori dal teatro. Tra pochi minuti, infatti, grazie a Rai Cultura, tutti potranno assistere ad un evento annunciato ormai da mesi, un evento che ci farà amare, celebrare, ricordare e per i più giovani possiamo anche dire scoprire, conoscere una grande artista, protagonista assoluta della televisione italiana. Sto parlando naturalmente dell'unica ed inimitabile Raffaella Carrà. A lei infatti, proprio a lei è stata dedicata l'opera lirica Raffa in the Sky, commissionata dalla fondazione del Teatro Donizetti e in occasione di Bergamo Brescia, capitale italiana della cultura 2023. Un progetto che ricordiamo è a livello nazionale e che mira proprio alla crescita, allo sviluppo del territorio grazie proprio allo sviluppo economico, sociale e culturale. Bergamo, Brescia, due città che lo stiamo vedendo nelle immagini, hanno condiviso un comune destino, sono state le prime maggiori comunità colpite dalla pandemia e sempre in comune e insieme hanno accolto la sfida di ripartire, così come la musica lirica è ripartita da questo splendido teatro, quando nel novembre del 2020 la Fondazione Donizetti Rea Cultura insieme a Rai Cultura si unirono nello sforzo comune di restituire la gioia della musica con la diretta televisiva dell'opera Marino Faliero del grande compositore bergamasco Gaetano Donizetti. Beh, il foyer del teatro si sta riempiendo e il pubblico è curioso, come tutti noi, di assistere alla prima assoluta dell'opera Raffa in the Sky. Ricordiamo, le musiche sono del compositore Lamberto Curtoni, il libretto è di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli, da un'idea di Francesco Micheli, che ne firma la regia e che è qui accanto a me. Buonasera. Buonasera a tutti, felicissimo di essere qui. Anche per noi, grazie. Quella che avete accolto è una sfida veramente importante. Avete osato portare il pop di Raffaella Carrà in un teatro lirico a Bergamo, la città di Gaetano Donizetti, compositore che ricordiamo ha dato voce a eroine memorabili della storia della lirica. Ci domandiamo come vedrebbe oggi Donizetti un'opera che ha come protagonista femminile una donna con le caratteristiche di Raffaella Carrà. Beh, non sono un medium che fa sedute spiritiche, però considerando che tanto nel genere buffo che in quello drammatico Donizetti ha sempre messo in scena donne scomode, rivoluzionarie, che hanno contribuito a conoscere meglio l'universo femminile, a liberarlo per certi versi, credo che in quel gineceo la Raffaella Carrà stia benissimo, penso. Esatto, e allora Raffa in the Sky non è e non vuole essere una biografia di Raffaella Carrà, ne celebra l'icona e la carriera, è un'opera lirica in due atti, il libretto è scritto in versi e ci sono voci liriche in scena e una voce pop, infatti ci sono anche il pop nelle canzoni e dei balletti di Raffaella Carrà. Che dire, ci racconta, questa è stata una sua idea e un sogno che si realizza. Ci piacerebbe sapere anche brevemente come si è sviluppata questa idea fino alla sua realizzazione. Insomma. Beh, avete ben riassunto le sorti di questa città negli ultimi anni e quindi da quando nel 2021 ci è stata data la sfida di essere capitale della cultura, cercavamo un progetto che avesse una visione e devo dire che nel corso del tempo le varie, tante, sempre crescenti persone che abbiamo raccolto si sono entusiasmate davvero al progetto e di opere liriche ne ho prodotte tante, però questo mese, spero si vedrà, l'entusiasmo, la febbrile agitazione, la determinazione di tutti qua dentro, dagli impiegati degli uffici amministrativi fino alla portineria, passando poi ovviamente per i cast tecnici e artistici, davvero ci siamo dati da fare e spero che si veda. Sicuramente, questa sera in Raffa in the Sky vedremo sul palco extraterrestri, personaggi in arrivo da un pianeta, Arcadia, giusto? Ci piacerebbe se ci può anticipare un po' qualcosa sull'ambientazione e i personaggi, appunto. Allora, 1943, anno terribile per il pianeta Terra, ma anche per il pianeta Arcadia, retto da Apollo XI, che ha un unico intento, incarnare gli spiriti eletti abitanti del pianeta in artisti che arrivano giù sulla Terra e spargono i
semi dell'arte, quindi gioia, bellezza, armonia e insomma, considerando come stanno andando le cose sul pianeta Terra in quegli anni, le missioni del pianeta Arcadia non funzionano benissimo. Allora, con lungimiranza e intelligenza, Apollo dice: cambiamo strada, quindi mandiamo Rafa in the Sky, perché per la prima volta insomma, di donne se ne sono viste poche, quindi cambiamo decisamente ricetta e le sorti del pianeta Terra, in particolar modo dell'Italia, verranno, come dire, sconvolte dall'arrivo di questo UFO molto molto umano. Una sorta di rivoluzione, quindi è una missione e vabbè, che umanità trova sulla Terra? Una umanità bisognosa sicuramente di bellezza, di arte. E beh, insomma, la devastazione della Seconda Guerra Mondiale è dei nostri padri, quindi fortissima la voglia di ricostruire, di rilanciare. L'Italia del dopoguerra è l'Italia del boom economico e quindi per la prima volta gli italiani si trovano come dire, molto più tempo libero e quindi scoprono un mondo interiore molto più vasto, sia del pianeta Terra che del pianeta Arcadia, e quindi faticano a gestire i sentimenti, e Rafa in the Sky è proprio la, come dire, la creatura mandata in missione per aiutare gli individui a liberarsi ed essere in armonia con la propria identità e il proprio corpo. Fantastico, inizialmente troveremo due storie, due narrative che si intrecciano giusto sulla scena, quella della famiglia di Carmela e Vito e la storia di Rafa. Come si appunto si evolve, si intrecciano e poi si uniranno queste due narrative? Certo, per far capire quanto sia stata rivoluzionaria la missione di Raffaella Carrà, quella vera, abbiamo preso i fatti, li abbiamo ovviamente resi favolosi, come accade sempre nell'opera. Fantaopera, appunto. Totale, ma nel contempo ne abbiamo visto, assistiamo alle ricadute che questa rivoluzione ha sulla famiglia di Vito e Carmela, che sono due ragazzi che emigrano dal sud e quindi lavorano e insomma si fanno anche una discreta fortuna, ma non sono abituati a parlarsi perché i loro genitori non gli hanno insegnato come è la nuova coppia del Novecento, e per di più hanno Luca, loro figlio, che è un ragazzo che fatica a trovare la propria identità, un senso nella vita, e quindi, come dire, la famiglia scoppia, ma grazie a Raffaella Carrà troverà una nuova felicità. Raffaella Carrà che vedono nel piccolo schermo, nella televisione, no? E quindi il nuovo palcoscenico. In qualche modo tutti subiscono il fascino di Raffaella. E allora vediamo un breve estratto dal programma televisivo di Renzo Arbore del 1970, in cui una giovanissima Raffaella Carrà dimostra di aver già capito il grande potenziale della TV e non aveva ancora il mitico caschetto biondo. La televisione secondo me è un mezzo straordinario. Io trovo che sia eccezionale il fatto di immediatamente avere una risposta a quello che fai con tante persone che ti vedono nello stesso momento. Il teatro certo è più vicino, ma anche la televisione è straordinaria, quindi l'amo forse più del cinema. Come mai? È da tanto tempo che tu sei alla ribalta, insomma, hai avuto partner come Sinatra. È soltanto adesso con la televisione sei riuscita appunto a raggiungere il culmine, non so. Me lo domando anch'io, se tu sapessi. Sono tanti anni che io mi preparo. Guarda, dopo l'America ho fatto molto teatro. Ho fatto una commedia musicale in televisione, vabbè, è inutile che racconti tutto quello. Comunque mi sono sempre preparata e non ho mai trovato un regista che abbia avuto fiducia in me. Questa volta ho trovato la RAI, Radio Televisione Italiana, che stranamente mi ha detto: meno male, proviamo, meno male che è successo, guarda. Nel 1970 Raffaella Carrà non aveva ancora scandalizzato tutti con il ballo più sensuale della storia della televisione, il Tuca Tuca, nel novembre del 1971, quando portò questo ballo destinato a fare storia a Canzonissima e, complice l'ombelico scoperto e il testo piuttosto ammiccante, insomma, fu considerato un'esibizione un po' troppo trasgressiva per il sabato sera, tanto che la RAI cercò di censurarla, insomma. Ma poi fu proprio grazie all'intervento giocoso del grande Alberto Sordi che il ballo da lì a poco insomma conquistò tutto il pubblico, il meritatissimo clamoroso successo. Ecco, lo stiamo vedendo in alcune immagini. Ma quanto ha contribuito appunto Raffaella Carrà in questa evoluzione anche culturale, no? E tra l'altro Italia. Questa scena in qualche modo la riproduciamo ovviamente in maniera bellissima, favolosa, però appunto esibire l'ombelico che in Rafa in the Sky diventa la sede del transistor che le permette di stare in collegamento con il pianeta Arcadia, però indiscutibilmente essere così libera di esprimersi, addirittura
prendere, come dire, essere la prima a fare l'approccio nel gioco di coppia è davvero una rivoluzione. Eh sì, è una rivoluzione che è entrata nelle nostre case. Lei si è proprio inventato un nuovo modo di fare intrattenimento, di televisione. Sì, anche i suoi costumi erano eccezionali. Ma infatti, innovativi. Chiedo scusa, ma io ho la sensazione di aver già visto quelle pietre. Mi sento la sorellastra di Cenerentola, vorrei appropriarmene. Mi fa molto piacere che Micheli lo abbia notato, da buon cultore. Infatti, queste sono delle decorazioni originali indossate proprio da Raffaella Carrà. La reliquia, posso toccare? Che fantastico. Sono onorata di indossare stasera grazie proprio alla ricerca costante e continua della RAI, che continua a tirare fuori tesori preziosi dai magazzini, dalle sartorie. Fantastico. Stasera mi sento in questo modo di celebrare con voi e con Rai Cultura questa grande artista. Sono commosso, veramente, bellissimo. Grazie Micheli, perché veramente si vede quando una persona ama il personaggio, totale, oltre che la propria arte. Bene, dicevamo appunto protagonista indiscussa della televisione italiana. Ha saputo adattarsi ai cambiamenti sociali, anzi anticipandoli, potremmo dire, no? Proprio come stavamo appunto dicendo. Bene, perché lei ha creato questo nuovo modo di dialogare col pubblico in modo così naturale, tanto che appunto anche le nuove generazioni la stanno scoprendo e ci stanno avvicinandosi. Quindi vediamo adesso quindi vorrei condividere un breve omaggio che alla TV che Raffaella Carrà del 1974 fa in occasione del varietà Mille Luci, un varietà che la vedeva a fianco a un'altra grandissima artista italiana, Mina. Vediamolo. Ci stiamo veramente avvicinando all'inizio dell'opera. Raffa in the Sky, credo che ormai manchi veramente poco. Ringraziamo Francesco Micheli, regista, presente, l'ideatore di tutto questo, e lo mandiamo nel backstage a dare l'imbocca al lupo anche da parte nostra a tutto il cast, ma anche noi andiamo a sbirciare un po' nei camerini, in particolare in quello della giovane protagonista che interpreta Raffaella Carrà, Chiara Dello Iacovo. Vediamo se è pronta e quanto è emozionata. Ci sarebbero sicuramente tantissime emozioni che potrebbero emergere dal mio cuore, ma in questo momento è rimasto soltanto il puro panico, che accuratamente verrà sepolto in qualche zona profonda del mio essere per poi riuscire tra un paio di settimane. E quindi fateci gli auguri, adesso andiamo a tuffarci per 1:50 in questa avventura e ci vediamo dall'altra parte. Ciao! Chiara Dello Iacovo, oltre che a cantante, è anche un'attrice diplomata alla Scuola del Teatro Stabile di Torino. Accanto a lei, sul palco questa sera, abbiamo un cast di stelle della lirica, cantanti come Carmela Remigio, Gaia Petrone, Dave Monaco, Haris Andrianos e Roberto Lorenzi, diretti dal maestro Carlo Boccadoro. Che dire, è il momento di lasciare la parola all'arte, eh? Quindi lasciamo la scena a Raffa in the Sky e noi ci vediamo dopo. Buona visione. Note di anima in festa, canto solo per te.
Bentornati, ci troviamo nel foyer del Teatro Donizetti, dove è appena terminata la messa in scena del primo atto dell'opera lirica Raffa in the Sky, un'opera oggi al suo debutto assoluto. Ricordiamo che le musiche sono del compositore Lamberto Curtoni e il libretto è firmato da Renata Ceravino e Alberto Mattioli, da un'idea del regista anche Francesco Micheli, che a inizio serata è stato qua con noi, e una serata che è destinata a regalarci ancora tante emozioni e tante sorprese. Do il benvenuto e saluto subito il nostro ospite, il professore Fabio Cleto, docente di storia culturale dell'Università di Bergamo. Benvenuto. Le chiedo subito un'impressione a caldo. L'impressione a caldo è quella di un grande elemento di sorpresa. Di fatto è una situazione che stiamo vivendo, in cui si ha la sensazione che qualcosa di significativo stia succedendo, stia avendo luogo. Non sappiamo ancora, almeno io non so ancora in che direzione si vada, quanto questa operazione potrà essere pienamente convincente o meno, ma non è questo l'importante. L'importante è l'impressione di trasformazione che ho questa sera. Questa è un'opera che sta avendo uno straordinario impatto sull'ambiente, sul teatro Donizetti, sulla stessa città, che in queste settimane, in questi ultimi giorni, si è tinta di rosa, che è un po' il colore del 2023, come sappiamo. È vero, infatti, per preparare il pubblico a questo progetto Raffa in the Sky, Bergamo è stata investita da un sacco di iniziative fantastiche, divertenti, approfondimenti culturali, dai karaoke alle prove aperte, a una mostra allestita proprio qua nel foyer del teatro, grazie al museo della Radio Rai Televisione di Torino. Contenente anche, come vediamo dalle immagini, contenuti multimediali dedicati a Raffaella Carrà e ad alcuni dei suoi costumi. Bene, professore, Raffaella Carrà ha attraversato più di un'epoca. La sua carriera è iniziata negli anni 50 ed è continuata fino ai giorni di oggi. Molti giovani, pur non avendo seguito, come alcuni di noi, appunto programmi come Canzonissima o Pronto Raffaella, la conoscono, ballano e cantano le sue canzoni. Le chiedo, che tipo di icona è, quindi, Raffaella Carrà? Direi che Raffaella Carrà è tra le poche vere e proprie icone, nel senso pieno e complesso del termine, che possiamo rivendicare, che la nostra storia culturale presenta. L'icona di Raffaella Carrà è un'icona che da un lato rimanda, il termine stesso lo dice, alla dimensione sacrale, quasi religiosa, delle icone bizantine. Dall'altro, l'icona, lo sappiamo quando accendiamo un computer, l'icona è un segno, è un simbolo, ha una dimensione semiotica. In questo senso Raffaella Carrà è, pensiamo anche solo al suo caschetto, quanto quel caschetto di fatto incarni un pezzo fondamentale della nostra storia culturale italiana degli ultimi 50 anni. Appunto, è un segno del tempo e ha svolto un ruolo religioso, di una religiosità laica, cioè come elemento collante, no? Religio, del legare in orizzontale, dell'unire. E contemporaneamente anche una funzione di culto, se vogliamo, per una minoranza che attraverso la sua capacità di reinventare il mondo nello spettacolo offriva una forma di cittadinanza a chi dalla piena cittadinanza era esclusa. Penso in modo specifico al culto e al seguito gay che ha avuto la Carrà in questi anni. Certo, e parlando sempre di nuove generazioni, l'abbiamo accennato, e di giovani, sicuramente molto giovane è la protagonista, l'artista che interpreta proprio Raffaella Carrà, Chiara Dello Iacovo. Abbiamo raccolto una breve intervista per sapere come si è preparata il personaggio. La vediamo raccolta proprio alle prove. Che nulla profondo di fronte alla fine. Più che le sue doti artistiche, onestamente, quello che mi colpisce della Carrà è veramente come riesce a trasmettere il suo godere nel star facendo quello che fa. Cioè, che è rara come cosa, comunque, perché ci sono persone e artisti sicuramente vocalmente molto più bravi di lei, con testi più significativi dei suoi, però il modo in cui lei incarna quello che fa e la gioia che ci mette mentre lo vive, quello è incredibile. E farlo, infatti, mettersi in quei panni lì, nonostante la fatica di tutta questa produzione, però già quando ho iniziato ad avvicinarmici
mesi fa la cosa che mi aveva sorpreso era: Madonna, ma che divertente questa, abitare questo posto. E siamo ancora in compagnia del nostro ospite, il professor Fabio Cleto, docente della storia culturale dell'Università di Bergamo, per approfondire il personaggio di Raffaella Carrà. Nelle sue canzoni, professore, e nei suoi balletti, Raffaella Carrà c'è sicuramente molto divertimento, ma anche sempre un certo tipo di messaggio. Voglio citare letteralmente dall'opera che abbiamo appena ascoltato. Raffaella dice: voglio spettinare l'Italia, liberare corpo e mente della gente. È questa la sua rivoluzione leggera, possiamo dire? Beh, senza dubbio l'impatto di Raffaella Carrà nell'immaginario collettivo italiano non può essere sottovalutato. Ha comportato davvero un effetto trasformazionale notevolissimo, anche solo pensiamo all'impatto che ha avuto l'Ombelico nel 1970 e in qualche modo quanto è stata in grado la Raffaella Carrà di segnalare una trasformazione in atto nella società italiana dagli anni 60 in avanti. Ora siamo in realtà a metà dell'opera, la storia poi un pochino ci aiuta forse a ipotizzare come andrà a finire. Mi viene da pensare che l'impatto di Raffaella Carrà sia stato quello di una rivoluzione gentile, come lei giustamente diceva, che ha spettinato l'Italia, e mi chiedo se quella rivoluzione non sia poi di fatto abortita. Sarà il secondo tempo forse a dircelo. Scopriremo tra poco, una rivoluzione col sorriso. Parlando di musica, Raffa in the Sky è costellata di cellule musicali che richiamano i successi canori di Raffaella Carrà. E il compositore Lamberto Curtoni, data la giovanissima età, così come la protagonista, Chiara Dello Jacopo, non ha certamente appunto potuto seguire le trasmissioni storiche di Raffaella, però non ha avuto paura di confrontarsi con quel repertorio. Beh, vediamo subito dalle sue parole, quello del maestro Boccadoro, Carlo Boccadoro, come si è creata la parte musicale, come si è evoluta per arrivare all'opera. Raffaella Carrà è sempre stata nella televisione, nelle case degli italiani e chiaramente anche nella mia. Io sono arrivato nella sua ultima parte di carriera, quindi me la ricordo in varie trasmissioni e soprattutto c'è questa musica, queste sue canzoni che non ci hanno mai abbandonato, quindi in realtà sembra di essere un po' cresciuti, no, con questo repertorio. Sin dall'inizio la curiosità di elaborare in qualche modo questi repertori è stata molto forte e portarli anche insomma, a un discorso più accademico, quindi lavorare gli elementi, magari certi intervalli, certi pattern, certi ritornelli e renderli più vicini a una forma classica, più canonica, quindi giocare con dei contrappunti, insomma fiorire certe linee, è stato molto interessante come esperienza, sì. Signori, tutti da 155, siamo troppo forti, copriamo il cantante, mettiamo piano o anche pianissimo. È una composizione assolutamente di stile postmoderno, cioè l'estetica è proprio quella del postmoderno. Lamberto del resto è un compositore che ha 35 anni, quindi è lontanissimo anche anagraficamente dalle avanguardie, diciamo, del dopoguerra. Cos'è un compositore postmoderno? È l'estetica di molti compositori della sua età, cioè un'estetica sostanzialmente astorica, cioè è un mondo dove la storia stanno tutte sullo stesso piano, non c'è l'idea della storia, della musica che va avanti, e quindi lui utilizza i materiali che vuole, quindi utilizza Tchaikovsky, Monteverdi, Mozart, Donizetti stesso, e le canzoni della Carrà, non perché tutto abbia lo stesso valore artistico, semplicemente perché per l'estetica postmoderna la storia è un gigantesco magazzino dove il compositore può attingere quello che vuole. È una specie di sottotesto, di intertesto, che se uno se ne accorge il divertimento è ancora maggiore, diciamo, se no comunque non impedisce la fruizione dell'opera. Mm.
Siamo ancora nel foyer del Teatro Donizetti, dove si è appena concluso il primo atto dell'opera Raffa in the Sky, un'opera che ha voluto sfidare un po' i canoni della cosiddetta cultura alta, ma con l'intento di portarla di nuovo allo spirito delle origini, quando l'opera lirica era anche popolare e voleva arrivare a tutti. Sono ancora in compagnia del nostro ospite, Fabio Cleto. Vorrei chiedere cosa ha portato appunto l'opera che era per tutti a divenire uno spettacolo di élite. Beh, diciamo che è intervenuto il Novecento, è intervenuto il cinema che ne ha in qualche modo raccolto l'immediata eredità, è intervenuta la televisione, cioè è intervenuta Raffaella Carrà in realtà. In questo senso l'operazione estremamente interessante di quest'opera sta forse proprio nel tentativo di riportare l'opera a una sua funzione originaria. Lo fa abbracciando proprio in qualche modo la storia che l'ha messa in crisi, cioè quella dimensione popolare che Raffaella Carrà incarna. Non è un caso, mi permetto, non ho parlato col librettista, però che il riferimento a Raffa in the Sky contenga il riferimento a Lucy in the Sky dei Beatles, e che con un rinvio peraltro a Lucia dell'Hammermoor, che a Bergamo, insomma, con Donizetti al Teatro Donizetti. Ci sta. Chissà, lo scopriamo anche un po' tra poco, perché abbiamo un contributo proprio da parte dei librettisti di Raffa in the Sky, appunto Alberto Mattioli, esperto e cultore di teatro lirico, e Renata Ciaravino, scrittrice e sceneggiatrice. Loro hanno voluto proprio far confluire, compenetrare questi mondi, appunto quello della musica pop e quello della musica alta, mantenendo un linguaggio appunto leggero, spiritoso anche, ma una drammaturgia fortemente legati ai canoni più classici. Allora, ascoltiamo una breve intervista realizzata per noi dai librettisti. Noi pensiamo che non ci sia nulla di peccaminoso nel divertire il pubblico, perché il divertire è, come dire, disdicevole. Noi ci auguriamo che Raffa in the Sky sia un'opera che fa riflettere, perché veicola dei messaggi secondo noi importanti, ma che sia anche un'occasione di divertirsi. Come sempre succede, la cosa difficile è decidere la drammaturgia, non scrivere il libretto, cioè decidere che cosa si vuole dire, quali messaggi, quali idee, quali spunti si vogliono comunicare al pubblico e, in seconda battuta, con quali artifici drammaturgici teatrali sono più adatti a farli passare. Per scrivere Raffa in the Sky abbiamo innanzitutto deciso che non doveva essere un racconto biografico, perché ci sembrava riduttivo rispetto alla portata della figura di Raffaella Carrà nella società italiana e poi anche nel mondo. E quindi abbiamo fatto una scelta a priori, che è stata quella di far andare in parallelo la vita traslata, rivisitata di Raffaella e la storia di una famiglia italiana, per raccontare come lei è riuscita a ispirare fondamentalmente le persone. E in qualche modo ci siamo trovati, ci siamo compenetrati, e devo dire che alla fine è stato un lavoro molto, molto faticoso, molto lungo, ma che si è svolto in scioltezza e direi anche con momenti molto divertenti. Mi raccontavano venisse dal mondo della lirica, ho pensato sarà un pesantone. Invece no, devo dire che il fatto che avessimo questo substrato ilare ha contribuito molto a innescare anche un processo più facile di scrittura. Abbiamo cominciato a parlare di che storia volevamo raccontare, la figura di Francesco era fondamentale perché l'idea originaria è sua. Quindi noi, come dire, abbiamo anche cercato di interpretare come dire, la sua visione e dargli delle parole. Ormai manca davvero pochissimo all'inizio del secondo atto di Raffa in the Sky. Alla fine del primo atto abbiamo lasciato Raffaella un po' smarrita, ma finalmente libera dal controllo del pianeta di origine, di Arcadia. Vito e Carmela si sono lasciati e rimpiangono la perduta felicità. Raffaella, nel frattempo delusa dall'impresario nuovo televisivo che l'ha ingaggiata, decide di lasciare per un po' l'Italia e ritrova un nuovo entusiasmo e linguaggio televisivo.
televisivo. Ed è proprio grazie a questo che Vito chiama in diretta in Spagna per chiedere a Raffaella aiuto per salvare il proprio matrimonio. È così che Raffaella Carrà si inventa Caramba che sorpresa e riesce a congiungere nuovamente i due sposi. Nel mentre, sempre grazie alle parole di Raffaella, anche Luca trova il coraggio e la forza di essere se stesso e il re Apollo XI insieme al suo assistente Fidelius, arrabbiatissimo con il pianeta Terra, in realtà agguerrito nel volerla distruggere, viene alla fine conquistato dalla musica, dal ritmo e dall'amore di cui è portatrice la nostra Raffa in the Sky, uno spirito immortale che sceglie la nostra natura umana e mortale. Insomma, un lieto fine come in ogni favola che si rispetti e il valore della libertà che vince su tutto. Voglio ringraziare e salutare il professor Fabio Cleto per essere stato con noi. Grazie, che dire, lasciamo di nuovo spazio all'arte, al secondo atto di Raffa in the Sky, e io vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione.